prime corrispondenze cinematografiche dai nostri operatori in Africa settentrionale sulle azioni per l'occupazione di Mersa Matruh. Questo campo trincerato era una formidabile posizione difensiva, capolinea di una ferrovia a doppio binario proveniente da Alessandria, con vasti depositi di materiale. Le batterie di medio calibro presa posizione provvedono a collegarsi telefonicamente coi comandi. Truppe celeri pronte per l'attacco. Al quartiere generale di un nostro corpo d'armata. L'aviazione all'attacco. L'artiglieria apre il fuoco sui nuclei corazzati che tentano l'estrema difesa di Mersa Matruh. Segue le fasi dell'azione e ordina l'attacco. Bersaglieri e fanti iniziano l'investimento del campo trincerato. La battaglia si svolge sotto un sole accecante, con una temperatura proibitiva, ma nulla può arrestare l'impeto dei nostri. I primi prigionieri catturati. Agli avamposti di Mersa Matruh è disseminato di mezzi corazzati nemici incendiati. Il nemico, dopo l'ultima aspra resistenza, cede all'impeto dei nostri. Le vie d'accesso vengono sgombrate di tutte le mine anticarro. Dietro i ricercatori di mine procedono immediatamente le nostre autoblindo. Cittadina di Mersa Matruh, col suo porto, Mersa vuol dire appunto porto in arabo, che giace tra laghi salati ai piedi di un grande ciglione. I primi nuclei di truppe celeri occupano Matruh. Per tutto il territorio divampano incendi. Scoppia un deposito di munizioni. Italiani e germanici, catturati nelle ultime azioni, sono liberati dai primi nuclei che occupano la città.
dalle antenne dell'ex comando nemico. Delle forze dell'asse attraversa rapidamente Mersa Matruh, lanciato com'è all'inseguimento dei britannici che ripiegano verso est. Le vie di Mersa Matruh erano intitolate a nomi di generali britannici che si sono resi famosi per famose ritirate. Guardo al materiale catturato, del quale si è appena iniziato l'inventario. Esemplare dell'eteroclite campionario di razze raccolto sotto le bandiere della disfatta ottava armata britannica. Mentre i prigionieri sono avviati verso i campi di concentramento, le nostre truppe continuano l'avanzata.